Benvenuti a tutti da Punto Stimpunto a questo nuovo video. Il titolo parla da sé, Checco o Checca Montana? Per chi non capisse il gioco di parole, checca è un termine usato per appellare quegli uomini che non sono così tanto uomini in realtà. Insomma, prima di partire col succo del video nel quale sentiremo il simpatico Playboy di Happo.it frignare come un bambino, vi voglio spiegare come siamo arrivati a questa situazione e perché ho deciso di fare questo video. Le mie parole saranno a tratti intervallate da momenti nei quali parlerà Daphne Valentina, la ex storica di Checco Montana, in modo da dimostrarvi, ogni volta che posso, la veridicità delle mie affermazioni. Cos'è successo? Una mia amica, che per privacy chiameremo Gnocchetta, di recente ha iniziato a sentirsi con Checco Montana e devo ammetterlo. Non so perché, ma a me è sempre stato abbastanza sulle palle che, se vi chiedete il perché, è semplice. Immaginatevi una persona che non vi rivolge la parola per 6 anni. Pensavo ce l'avesse con me, poi ho scoperto che in realtà fa così con praticamente tutti perché è un codardo del cazzo. Ma vabbè. Insomma, Gnocchetta inizia a sentirsi con Checco. Ora, io e lei siamo buoni amici. Ma da quando inizia a sentirsi con lui qualcosa si rompe nel nostro rapporto, inizia a non scrivermi o chiamarmi più, le poche volte che siamo in chiamata appena lui la chiama stacca per andare in chiamata con lui, insomma, a quel punto decido di andare a dare un'occhiata al mio archivio su Checco Montana, che in pratica è la mia rubrica dove memorizzo le persone con tante informazioni. E cosa trovo scritto sul nome del suo contatto? Ex di Daphne, appunto Valentina, che è di Napoli. Poi ci trovo scritto fattosi fare un pompino da Archina, fra parentesi Sofì. Quindi si incominciava bene, ragazzi. Così ho deciso di andare pure a controllare il mio archivio su Daphne. Solite info, Sicilia, sorella di Giada, ex di Checco Montana, e poi trovo questa info incredibile. Gli ha tagliuzzato le palle. In quel momento tutto mi torna in mente. Qualche mese fa, durante quest'estate, rimasi fino a tarda notte in chiamata con Daphne, che mi raccontò la sua storia con Checco Montana. Me lo descrisse come un ragazzo carino a livello estetico e divertente, ma molto, molto geloso, fino all'ossessività. Ma la cosa assurda, ragazzi, era che, sebbene lui fosse così geloso, nel frattempo il furbettino scriveva a 50 ragazze, sebbene fosse fidanzato con Daphne. Mi disse addirittura che una volta, mentre erano assieme nel letto, lei si era un attimo assopita, e lui aveva iniziato a mandare messaggi ad altre con lei lì accanto. Per fortuna si era svegliata e lo aveva colto in flagrante. Parlava anche con altre ragazze. Archina diceva sempre di andare da Checco, devo stare con Checco. Cioè, lei voleva Checco, era palese la cosa, ma lo diceva anche a me. Questa cosa si ripete più volte. Addirittura una volta, mentre erano in macchina con i genitori di lui. Addirittura una volta era in macchina con i suoi, io l'ho presa a pugni in bocca. Ho visto una cosa nel suo telefono che non mi è piaciuta e abbiamo litigato pesantemente. Ed Sì. eravamo in macchina con i suoi che stava nel centro commerciale. E sua madre mi fa: ma che hai, perché tratti così mio figlio? Mi, bel figlio, io ho detto. Veramente ha detto così. Mio figlio, bello, bravo, sì, certo. Ecco come avete sentito. Nel mentre, Checco l'aveva obbligata a tagliare i ponti con tutti i suoi amici, perché, come prevedibile, tutti gli amici di Daphne volevano farle capire che enorme errore stesse commettendo, stando con questo depravato mentale incoerente. Tipo, non so, io sono amica molto di una persona, mi fa la scenata, non voglio che ci parli, mi viene già il nervoso. Anche Tilias, non mi caga più. Oh mio Eppure ho Dio. perso un sacco di amici su Habbo che conoscevo da una vita. Io sono su Habbo dal 2006, quindi ho perso amici che conoscevo perché mi dicevano: stai attenta a Checco, non ti fidare. Io li mandavo a fanculo, ma amici che veramente ci parlavo anche su Incam, proprio amici che avevo da anni. Cioè, quando, te lo dico perché anch'io non ci credevo all'inizio, quindi quando uno all'inizio vede tutte queste belle parole che lui dice, tutte queste falsità che ti racconta, uno stenta a credere. A tutte le altre persone, che manco io ci credevo all'inizio, gli dicevo: ma che dici? Cioè, quindi ti volete fare tipo magie, ti fa la pulizia del cervello, come si dice, la magia del cervello. Daphne aveva molta fiducia in Checco, per lui aveva appunto litigato con ogni suo amico o amica, perdendo tutti i rapporti creati in 10 anni di Habbo, perché è scritta dal 2006, solo per amore di un uomo che peraltro ha già un figlio, il che fa già intuire che persona sia, valutando che appena avuto si è lasciato con la ragazza, lasciandola col pargolo e mille responsabilità.
La cosa che però sorprende di Checco è che è un ottimo attore. E come NRY ha reiterato la sua truffa, Checco ha perfezionato il suo banalissimo metodo d'approccio. Fa credere alle ragazze di essere speciali, informandole di cose che a suo dire sono top secret e loro stesse credono che lo siano. Tesoro, io ti voglio tanto bene, ti prego, voglio dirti un segreto. Mi raccomando, non dirlo a nessuno. Sebbene tutto Abbo già lo sappia, io ho avuto un figlio ed è la cosa a cui voglio più bene al mondo. Ma ha detto della sua ragazza di 4 anni ciò che è successo. Ah, della ragazza, sì, anche del bambino. Sanno tutti del bambino, quindi. No. Addirittura quando sono andata a Napoli, loro a farmi conoscere il bambino, io ho detto, guarda, mi sembra presto per conoscere il bambino, e non l'ho voluto conoscere. Quindi non ti Stessa fidare mai. cosa che gli ho detto io, anche a me mi ha detto la stessa cosa. Tanto che sei qui a provarci con 500 ragazze anziché a raccontargli la favola della buonanotte. Te lo farò conoscere. Aspetta, ma è lo stesso figlio sul quale spergiuri di continuo? Oppure cose del tipo: verrò a trovarti, verrò da te appena finisce la stagione lavorativa. Ma cosa cazzo vieni o vai? Non hai la macchina, non hai nemmeno la patente. Dove cazzo vai? Lui non si muove, cioè Ah, lui non non si si muove lui. la distanza non è un problema se ci vai tu, capito? Ah. Eh, Pesta manco la patente c'ha, quindi proprio. me l'ha detto, infatti, cazzo. allora, no, devo essere sincera, lui tempo fa mi disse, no, guarda, io la patente ce l'ho, però me l'hanno ritirata, me l'hanno tra 6 mesi, però 6 mesi sono passati, è passato un anno e mezzo. Non lo so, Gliel'ho forse detto, ma valla a fare, mi fa, non ho tempo, ho degli impegni, tutte queste cose. impegna. Sto tutto il giorno su Abbo, Abbo è un impegno. C'è gente senza vita che non sa, perché capite che con una vita sociale, cioè non esce mai di casa, che sta tutto il giorno a prendere la sua vita su Abbo, a prendere in giro le persone. E questa è la vita di Checco. Tanto che se non fosse venuta Daphne da te, manco l'avresti incontrata. E il pompino d'Archina si è avvenuto? Com'è successo? Peraltro, mentre stavi fidanzato con Daphne, quindi complimenti, mister Fedeltà. È avvenuto perché siete della stessa città, in pratica? Magari è venuta fino a casa tua, e pur di non alzarti per andare al campanello l'hai fatto aprire da tua madre? Ah, tua madre, la stessa che ti difendeva a spada tratta quando appunto Daphne in macchina iniziò a prenderti a sberle e parole perché nuovamente stavi scrivendo a delle altre. La cosa particolare di questo Checco Montana è che è molto bravo a far credere che ci sia in atto una cospirazione da parte di tutti nei suoi confronti. A sentirlo sono tutti amici di Archina! E vi assicuro, ho conosciuto Archina, ha un carattere di merda a primo impatto. Dubito che possa avere migliaia di amici. Semplicemente Checco sta perculando decine di ragazze da anni, abbindolandole, ma senza nemmeno una reale voglia di incontrarle. Io non ho ancora capito se è affetto da qualche disturbo mentale, se questo suo parlare con tante ragazze gli stimola qualche piacere ormonale. Tutto può essere. Ma la cosa peggiore, ragazzi, la cosa peggiore, oltre al fatto di prendere per il culo belle e brave ragazze, tradendole tutte quante, è il fatto che appena lo scoprono a fare qualcosa, tipo messaggiarsi con un'altra, lui sapete cosa dirà? Ma mi ha scritto lei, piange. Io non volevo nemmeno risponderle, Sic. Te lo giuro sulla vita di Antonio. Te lo giuro sulla vita di mio figlio. È la cosa a cui tengo di più. Ogni volta si mette e spergiura sul figlio. È bello che io quando gli davo consigli, che lui mi giurava sul bambino che lui non parlava con nessuno. Ma non ti fai schifo, ma che persona sei? Se devi mentire, fallo. Sei un coglione, cazzi tuoi. Il karma ti punirà, ma non spergiurare, cazzo, sulla vita di un bambino, pezzente di me. Per lo più la cosa buffa è che c'è pure la sua amichetta, che è stata completamente plasmata da Checco. Micetta Dark, che fa e dice qualsiasi cosa Checco le dica di dire o fare. In pratica, è la sua Tu schiavetta. Micetta non la devi mai ascoltare, Micetta si fa Lo so. comandare da Checco alla È quello grande. che le ho detto anch'io, il punto è Cioè, quello. Micetta è la serva di Checco, si può dire. Cioè, Grazie, la sua migliore amica, cosa gli può dire? tanto che la usa ogni qualvolta qualche ragazza dubiti di lui, la manda in avanscoperta a far sì che le dica appunto alla ragazza che magari ha qualche dubbio su di lui. Ma no, Checco è una persona dolcissima, mi ha sempre detto tante belle cose su di te, pensa solo a te. Io ancora non ho capito se lo fa per
per un grado alto in Montana o perché pure lei si è innamorata di lui tanto da fare di tutto per averlo vicino, in quanto dovete sapere che lei, guardate caso, è la sua unica amica, la migliore amica peraltro. E sapete perché è strano? Perché lui stesso sostiene che non riesce ad avere amicizie con le ragazze. Se sei messa a dirmi tu stai con qualcuno, ho detto sì, io sono impegnata per adesso, mi fa allora che senso scriverti? Ma solo a esserci fidanzato. Sarà mica perché sei talmente stronza e dici talmente tante buffonate che poi nessuno vuole rimanerti amica? O forse solo perché sei solo un pezzo di merda? La cosa buffa fu che poi ci riprovasti con Daphne. Non solo ci fu Archina, ma in quel mentre ti sentivi anche con Sogno Prisci Rap, l'ex di Bellic e Cribius per intenderci, e con Sro, insomma Love, la mitica Anna, dai. Ecco, sentiamo la testimonianza di Sogno Prisci Rap. Ciao, sono Sonia Pesce Rap, Cacco ci prova con me e ad un certo punto comunque scoprì che sentiva con altre due ragazze e ho capito comunque che era un grande stronzo e ho deciso di chiudere subito. Parliamo invece di quando diede il suo numero a Sonia, la mia ragazza, che di per sé è molto amichevole, quindi gli scrisse, come fa con tutti. Poi appena scoprì che era fidanzata, con me, la bloccò. Io pensavo fosse perché mi odiava. Ora capisco, è perché considera le donne solo come oggetto di appagamento del suo cervello malato. Comunque sentiamo la testimonianza di Sonia. Ciao, sono Sonia. Volevo dirvi che Checco mi aggiunse. Parlavamo spesso su Habbo, però ho appena scoperto che ero fidanzata, mi ha bloccata e mi ha eliminata dalla lista. Ed eccovi altre due testimonianze di ragazze con le quali Checco ci ha provato. Chissà quante sono in totale, io ne ho trovate soltanto alcune. Ciao, sono Bere Fanta e ci ha provato a farlo pure a me. Che persona di merda. Ciao, sono Francesca, su Habbo Arianna 92. Checco Montana vuole mettersi con me, mi scrive mille cose dolci. Per fortuna Stine mi ha detto la verità su di lui e lo ha mandato subito a fanculo. Io ragazzi ho provato varie volte a chiarirmici, a parlarci, ma ogni volta su Abbo, se io sono in stanza, io come molti altri, lui non spiccica una parola, si mette e sussurra la sua fiamma. Sono tutti amici di Archina, è vero, chiede amicette, gnegnegne, insomma un codardo senza palle e senza spina dorsale, che piange per ogni cosa. Una femminuccia insomma. E ancora non capisco come faccia a raccattare tutte ste ragazze valutando come è tutta colpa del XXI secolo oramai ragazzi. Conta ormai solamente l'aspetto fisico, sebbene tutte le ragazze sostengano di cercare nei ragazzi mille mila valori. Ah, vi ricordate cosa avevo scritto nel messaggio di memorizzazione, delle palle tagliuzziate da Duff? Probabilmente per vendetta dei suoi tradimenti gli avrà fatto qualche piccolo taglietto? O forse è talmente finocchio da averle chiesto di tagliargli i peli pubici e per sbaglio qualcosa è andato storto? Sentiamo le testimonianze delle ragazze, fra ad esempio la chiamata Skype fra Daphne e Gnocchetta. È un ragazzo che sta con molte ragazze insieme, io ho anche visto il telefono, quindi figurati. Mi ha cancellato tutto davanti per non farmi vedere quello che lui faceva. Infatti quando io l'ho lasciato, gli ho detto tutta la verità in faccia, perché io tipo gliel'ho detto chiaramente, non mi interessava. E lui continuava a piangermi per telefono, a dire non è vero, faceva la Ah, vittima. piangeva pure. Sì, ma poi quando l'ho visto se ne stava andando, piangeva come un disperato. Poi dopo abbiamo litigato e sono venuta a sapere una serie di cose. Che lui faceva anche prima di stare con me, comunque, che è successo una volta quando già avevo litigato con lui da qualche 2 mesi che ci eravamo visti e non stavamo più insieme. Lui mi ha ricercata dicendomi che gli mancavo da morire, che mi amava un sacco di cose, ti giuro. Io ci faccio, ma come mai tu vieni così all'improvviso dopo 2 mesi e mi dici tutte queste cose? Niente, ci faccio, vabbè, dai, mi sembra troppo disperata, ti do una possibilità, gli ho detto. Mentre gli ho dato questa possibilità, dopo un'ora che lui mi ha detto tutte quelle cose, sono venuta a sapere che si sentiva con Priscilla, una pure di Abbo, Sogno e Priscilla, non mi Sogno ricordo. Prisci Rap, Sì, oh, lei. E anche con attenzione. Zro, un'altra ancora, tutte e tre insieme. Anna. Siamo andate tutte e tre in una stanza e siamo, cioè, ci siamo messe lì a parlare. Critte, allora mi hanno confermato. Zro mi ha detto che Checco tipo la assillava, nonostante che lei era fidanzata con un altro, o si sentiva con un altro ragazzo, non ricordo. Con tutti gli screen di Checco sono andata da lui. Non so se mi ha detto che non è vero, è andata da lui a dire che io sono pazza. Sei tu che mi vieni a cercare piangendo. Quando mi fa, guarda, facciamo un figlio e me lo lasci a me, così mi rimane un tuo ricordo. Cioè, gli ho detto, ma stai scherzando? Mio Proprio lo Dio. schifo. Io da quella volta ho capito che lui veramente era il degrado in persona. No. Aiuto! Io gli ho detto. Insomma, cosa è successo alla fine? Nonostante le avvisaglie sia mie,
che di Daphne, Gnocchetta ha voluto provarci a starci fidanzata con Checco, sostenendo che era cambiato, che era speciale e le solite stronzate. Nel giro di 2 settimane, come prevedibile, ha perso il 90% degli amici, ha messo Checco nel labbro cuore, il distintivo Montana preferiti. Poi, pian piano però, sono iniziate a saltare fuori cose, ragazze che gli scrivevano mentre era in condivisione schermo e soprattutto, causa scatenante del motivo per cui Gnocchetta ha finalmente deciso di lasciarlo, è stato che, su Abbo, alcune persone la stavano prendendo in giro proprio per la sua storia con Checco, e lui, anziché entrare e difenderla, faceva come al solito il coniglio. Poi avevo litigato con Ale, che ci tenevo, sai che te l'avevo detto, ma stamattina c'è Melissa, quella che tiene nel cuore Mad, cioè Ale, fa il tuo abbo fidanzato, tutte ste robe, poi mi fa, lo sappiamo tutti qua, com'è che ecco io giù di testa, allora ho chiamato Francesco, gli faccio, ascolta, vieni qua, mi fa, no, non vengo lì, cioè Sì, ma perché lui è un allora mi ha messo cagasotto, girato i lo capisci coglioni, che lui è un cagasotto di merda? mi fa perché era di Archina quel frigo, che poi c'era scritto che il frigo era di una Giulia. E lui mi fa, no, non vengo lì. Allora mi ha messo girato il cazzo, capito? Cosa fai così? Evidentemente nascondi delle cose, vieni, basta, anche se ti stanno su coglioni quelle persone lì, vieni a sentire quello che ha da dire. Bene, ragazzi, eccovi qua l'uomo che si diverte a rovinare le ragazze, come giusto, in ginocchio a piangere. Karma, bitch! Ma prima proviamo a dargli l'ultima possibilità di riscattarsi. Ora lo chiamo al cellulare, lui non sa qual è il mio numero, mi presento e vedremo cosa avrà da dire a sua discolpa. Pronto? Francesco, mi senti? Ma come chi è? Ma siamo in stanza assieme. Punto sti in punto, salve. Niente, semplicemente perché non parli, mi domando. Bene, ragazzi, io l'ultima chance gliel'ho data, quindi ora è il momento di lasciare a Gnocchetta il palco e vedere come lo lascia qua in diretta e vedremo se reagirà da uomo, ossia da Checco, o da Checca. Perché ti ho detto che non ne voglio più sapere niente dopo quello che si è successo. Che cosa ho fatto? Potevi dire basta. Te l'ho detto, basta. A lui. Poi Ma stai cercando vabbè. di umiliarmi, io ti sussurravo. Cioè, io mi sono rotto i coglioni di queste situazioni che tutte le volte ne salta fuori ogni giorno una. A me non interessa. No. Interessa più di me. Ti Sono bello e zoppo ascoltato. Facciamo così allora, facciamo capire che ci frequentiamo, così ti lascio in pace, per almeno non abbandonarmi. No, mi sono rotti i coglioni, ho già detto. Lascio Abbo per te, te lo giuro, lascio Abbo per te. Mi sono rotti i coglioni. E sono loro che lo fanno apposta per farci litigare. Lo fanno apposta. Tutto collegato. Succederà. Non me ne frega. Ti giuro sulla vita di mio figlio. Sentirai più niente di queste cose. Mi sto giurando sulla vita di mio figlio. E lo sai quando ci tornerà mio figlio. E non giurerei mai falso su di lui. Sai come mi sono sentito quando sono entrato in quella stanza? Di merda. Mi è caduto il mondo addosso. Il mondo addosso. Pensa se ero con Daphne lì. Ma cosa ti devo dire? Cioè, no, Chiariamo questa cosa. non chiarisco. Sulla vita di Antonio, che non sentire più una cosa dicendo che lascio là, non mi frego più di nessuno, meglio te. Ascolta, ti devo dire la verità. Cioè, ti devo dire quello che mi sento un po' da giorni. Forse mi manca un po' Nicolò, capito? Perché ieri quando sono andata a fare le foto lui era lì al bar e l'ho visto, mi ha chiesto tipo oh, cosa fai, sai, sentire la sua voce. Cioè mi attacca. Baciare. No, 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 però, cioè, non c'è niente. Però tipo ero lì che stavo facendo le foto e è venuto lì a dirmi ciao allora come stai? Io bene, sai, mi fa dopo per il barracuda, io
ti ho detto no, no, guarda sto qua, e tipo mi fa, va bene dai, prendo qui, tipo col suo sorrisino. Non ti ho preso in giro, cioè. Non ti ho preso in giro, se mi è capitato, mi è successo. Perché cazzo mi hai preso in giro? Perché cazzo mi hai preso in giro? Sapevo, c'è, ma non prego. Si rega meglio di me, ti manda lui, vabbè, si rega meglio di me. Sono stato battuto. Alzo le mani. Cioè, il fatto non è che nessuno è meglio di nessuno, ti sto dicendo. No, no, basta. E che sentivo la sua mancanza dopo 3 anni, basta, capito? Non sì, volevo. Vabbè, ho capito tu. Vabbè. Ti saluto. Ciao Francesco. Mi dispiace. Francesco. Francesco. Francesco, mi dispiace. Lascio perdere. Cosa? Tutto metto giù. Questa mi sa che sarà l'ultima volta che sentirai la mia voce. Se devi dirmi qualcosa, dimmelo adesso. Non andare. Lasciare, amore mio, ti amo, afferra la mia mano. Devo andare. Perché? Perché devi andare? Perché? Dimmi perché. Vuoi lui? Non lo so, cioè, no, però alla fine io, cioè, non mi piace Nicolò, cioè, ok, mi manca, te lo posso dire, però... Io conosco una persona, Swabbo, da tantissimo e magari mi sono anche fissata di questa persona. Forse tu l'hai capito anche chi è. Chi è? La persona che stavo perdendo, l'ho capito solo da lì che... Chi è? Simone. Chi Simone? Stin. Che fa? Boh, forse... Forse ti piace a lui? Forse. Stin, ti piace? Sì. Scherzi. No, però, cioè, con lui ci vado d'accordissimo. E sì, quando... Ma come amicizia o come altro, non ho capito. Forse come altro. Perché, tipo, ti avevo detto che oggi mi aveva bloccata, per quello ho fatto lei. Ma aveva detto che non mi parlava più. Ah. Aia. Quando mi sono sentita che non mi voleva più parlare, cioè, più sincera di così, capito? Voglio essere sincera con te. Sì, perché non voglio rischiare di perderlo un'altra volta. Come amico, come altro? Peraltro, mi sa, anche se è fidanzato, però è già da tanto, cioè io non pensavo. Io non volevo ammetterlo a me stessa. Poi... No, no, io non volevo, io non volevo, io non... Io non volevo ammetterlo a me stessa, anche perché fidanzato, cioè pensavo lo avessi capito, stavamo sempre insieme, anche in chiamata, io e lui. Mi hai preso per il culo. Non ti ho preso per il culo, non volevo ammetterlo, perché comunque è fidanzato. Basta, mi hai preso per il culo, e io ero quello che mi creavo mille problemi. Dicevo dove spaggio, cosa faccio, sono sincero, sono fedele. Ma per lui il culo. Io sono scoperto, ho fatto di tutto per dimostrarti quanto cazzo ci tengo a te. Cioè, ti sto dicendo anche la verità solo a te, sai che a me piace Steam. Non mi prendere il culo. Vabbè, ascolta, metto giù. Ciao Francesco, mi dispiace.
Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate il loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.